Un weekend difficile anche dal punto di vista dell'epidemia. Sabato abbiamo sfiorato i 3.000 contagi, come sapete poi nel weekend si fanno meno tamponi, ma insomma l'appello, oltre che naturalmente l'allarme, la preoccupazione che è arrivato insomma, da più parti, dal Ministero della Salute ma anche dal Capo dello Stato, è stato quello di scaricare l'applicazione Immuni, cioè quell'applicazione che consente sostanzialmente di monitorare attraverso un tracciamento tramite Bluetooth il corso dell'epidemia e dunque dei contagi. Vediamo le parole di Mattarella e poi torniamo a parlarne in studio. Non posso tacere la preoccupazione per l'aumento del ritmo del contagio della pandemia e il dolore per le vittime che ancora giorno per giorno dobbiamo registrare. Dottor Longo, buongiorno. Dottor Alessandro Longo, direttore responsabile di agendadigitale.eu. Buongiorno. Allora, bisogna buongiorno. Scaricare l'app Immuni, ma perché sia davvero efficace l'app Immuni deve essere scaricata da molta gente, più di quella che finora l'ha scaricata, che però arriva già a 6 milioni e qualcosa, se non sbaglio. Sì, abbiamo raggiunto oggi 7 milioni, possiamo dire. Oggi aggiungeremo i 7 milioni. È una buona notizia. Perché è così importante scaricarla? Perché 7 milioni, diciamo, siamo circa 60, sono ancora pochi, no? Però 10%. E affinché funzioni l'app Immuni bisogna che ce l'abbiano tutti, giusto? Tutti no, sarebbe bellissimo, però ecco, gli studi dicono che più persone hanno quest'app più efficace, quindi anche una piccola adozione comunque è utile a salvare le vite umane. L'app Immuni in poche parole è utile perché ci mette sull'avviso, ci dice se siamo stati vicini a una persona che è stata troppo tempo, troppo vicini a una persona che è contagiata dal coronavirus. Mettendoci sull'avviso, ecco, ci dà un'opportunità poi per indagare e se anche noi ci scopriamo contagiati, ma in generale ecco, ci permette di indagare e il nostro medico ci può dare una quarantena. E per quel motivo, grazie all'app, a quella notifica di avviso che abbiamo ricevuto, non andremo in giro a contagiare altri, aiuteremo l'Italia per frenare questo contagio e non metteremo a rischio i nostri cari. Finora 13 persone in Italia hanno, dopo aver ricevuto questo avviso, che gli ha messo la pulce nell'orecchio, diciamo così, hanno poi effettivamente scoperto di essere contagiati dal coronavirus. Dottore, però una domanda di tipo personale. Io ho scaricato l'app Immuni, ma spesso l'app Immuni, aprendola, mi dice il servizio non è attivo. E allora io devo ricominciare la procedura. Mi spiega perché? Cioè, come funziona bene? Ecco, perché sia attivo serve Bluetooth. A me questo non è mai successo, probabilmente è un problema raro, però effettivamente il Bluetooth è quella tecnologia, sappiamo, senza fili, che ci permette di collegare il nostro cellulare ad altri cellulari che hanno, in questo caso, l'app Immuni. C'è uno scambio di informazioni totalmente anonime, ecco, criptate, di informazioni che poi permettono al sistema di capire, ebbene, quel cellulare di quella persona che si è rivelata positiva, con quali altri cellulari è rimasta a contatto per un tempo giudicato sufficiente per un possibile rischio contagio. Senta, e quindi di lì parte poi l'avviso. Senta, dottor Longo, facciamo così. Io sono a casa, sto guardando Uno Mattina e mi accorgo che non ho scaricato Immuni. Allora facciamo brevemente, insomma, un piccolo vademecum. Come si scarica Immuni? Come si usa? Comunque adesso è attivo, Che è rimesso Bluetooth. Adesso è attivo. È una buona notizia. Sei protetto. Sei protetto. Dai, bisogna andare sul sito ufficiale di Immuni. Basta scrivere Immuni su motore di ricerca, il primo risultato. Comunque il sito ufficiale, che è poi il sito istituzionale di Immuni, immuni.italia.it. E da questo sito poi ci sono delle istruzioni molto semplici, ma si trova anche sul Play Store di Google e dell'iPhone, quindi è presente quasi su quasi tutti i cellulari la possibilità di scaricare l'app. E poi niente, ce ne dobbiamo bene o male dimenticare, perché l'app ci protegge in modo silenzioso.
fino a quando eventualmente non ci fa comparire la notifica che ci dice attenzione, il giorno X, che è un giorno dei 14 giorni precedenti, sei stato vicino a un contatto, a una persona contagiata dal coronavirus, quindi un contatto a rischio, un contatto che però ecco, deve essere abbastanza lungo, almeno 15 minuti, meno di 2 metri, ci sono dei parametri algoritmici che stabiliscono se quel contatto è a rischio. A quel punto cosa devi fare? Beh, banalmente devi chiamare il tuo medico, il tuo certo. medico ti dirà che cosa fare, devi rimanere in quarantena. In quarantena, devi restare in quarantena per 14 giorni a partire dal giorno del contatto a rischio, quindi non dal giorno in cui tu hai chiamato il medico, ma dal giorno del contatto a rischio saranno okay. quindi dottor alcuni Longo, giorni. Grazie, lei come sempre è chiarissimo. Ricordiamoci sempre che affinché Immuni funzioni bisogna avere il Bluetooth attivato. Sì. Bene.